Prefetto Antonio Bellomo, alla guida ormai da qualche anno della prefettura di Bari, ci avviciniamo a grandi passi verso le festività natalizie. Proprio qualche giorno fa c'è stata una riunione per l'ordine del Comitato della Sicurezza Pubblica. Che festività saranno? Ma speriamo che siano delle festività serene per tutti, il momento è difficile, ormai dopo 2 anni di limitazioni dovute alla necessità di contenere la diffusione del virus, quest'anno diciamo, è la prima volta che c'è la possibilità, ecco, di muoversi liberamente, di occupare le piazze, di svolgere tutte le attività anche in famiglia, quindi c'è una grande voglia dei cittadini di muoversi e il nostro compito è quello di assicurare che ogni attività, sia economica sia di divertimento, si svolga nella massima sicurezza e per questo diciamo il comitato si è riunito più volte, di cui l'ultima la scorsa settimana, ma ancora diciamo terremo la situazione sotto controllo. Per incrementare quei servizi che sono di controllo del territorio e che sono fatti in prevenzione, di prevenzione per il verificarsi dei reati. Particolare focus, immagino ci sarà per la notte di Capodanno, visto che è previsto un concerto in piazza. Sì, diciamo che i momenti topici saranno certamente anche il fine settimana con la vigilia di Natale, col 24, che solitamente induce, diciamo, tanti cittadini, tanti giovani o meno giovani, al rito del cosiddetto aperitivo pre-natalizio o comunque, diciamo, nel giorno della vigilia. E quindi già in quel momento ci saranno tante persone per strada e così diciamo anche per il 31, in cui è prevista una manifestazione in piazza, sono stati predisposti dei servizi a tutela dei cittadini. L'organizzazione diciamo della serata del 31 non è ancora definita, almeno diciamo in tutti i particolari, ma certamente insomma c'è già una previsione di servizi di sicurezza che verrà affinata anche nei prossimi giorni. Che anno è stato per la prefettura del capoluogo pugliese? Ma è un anno che abbiamo vissuto giorno per giorno con intensità, affrontando i problemi che quotidianamente si sono presentati cercando di metterci sempre il nostro impegno. Proprio adesso leggevo il messaggio che il Ministro dell'Interno ci ha rivolto e ci induce a non guardare al passato, ma a guardare al futuro, a essere sempre pronti ad affrontare nuove sfide senza, diciamo, crogiolarsi nei successi del passato. È stato comunque un anno intenso, ricco di avvenimenti, in cui pian piano siamo usciti dalla pandemia e quindi si sono state allentate le misure di contenimento. È stato un anno in cui abbiamo dovuto affrontare due momenti che per la prefettura sono importanti, due momenti elettorali, sia quello della consultazione ordinaria di giugno, sia quello che delle elezioni politiche di settembre, che naturalmente hanno inciso anche sul periodo estivo, limitando da parte insomma, sia di tutto il personale della prefettura, limitando quello che era il godimento delle ferie, quindi è stato diciamo, un momento particolarmente impegnativo, ma voglio anche ricordare la giornata della festività del Santo Patrono dell'8 maggio, in cui si è avuta anche l'esibizione delle frecce tricolori. Eravamo appena uscito dal periodo della pandemia e non nascondo che c'erano tanti timori per quello che poteva succedere. La manifestazione è stata duplice, è stata sia a Giovinazzo sia a Bari, quindi diciamo qualche timore era nutrito da chi aveva ruoli di responsabilità, però devo dire che la partecipazione dei cittadini e la correttezza, il senso civico che ha caratterizzato questi eventi è stata veramente pregevole. Abbiamo avuto il Presidente della Repubblica il 4 novembre, ma diciamo tanti tanti eventi che ci vedono sempre in prima linea e che noi cerchiamo di affrontare col massimo impegno.
Un altro tema caldo per questo anno è stato quello anche delle vertenze lavorative, una tra tutti quella della Baritech, che proprio un paio di settimane fa c'è stata proprio qui in prefettura un incontro. Dal suo punto di vista, questa situazione come dovrebbe essere risolta, come si potrebbe evolvere? È una situazione complessa, ci sono più vertenze in atto. Noi diciamo, dobbiamo constatare che se da un lato ci sono delle iniziative economiche che investono su Bari e che promuovono anche la crescita dei posti di lavoro, purtroppo d'altro canto ci sono delle aziende che forse sono legate a dei sistemi produttivi tradizionali e che forse devono, diciamo, forse nel contesto attuale hanno bisogno di una maggiore innovazione che purtroppo ci fanno preoccupare perché interessano un gran numero di lavoratori purtroppo. Noi ce ne siamo occupati collaborando con la Regione Puglia, cercando di alimentare anche il dibattito in sede nazionale, quindi interessare il governo perché venga posta all'attenzione anche la situazione di questa azienda. Purtroppo le prospettive ci chiedono in questo momento almeno una proroga della cassa integrazione che possa dare un respiro un po' più ampio, affinché le trattative con gli imprenditori possano svilupparsi. Ecco, diciamo, il nostro impegno è rivolto verso questa cosiddetta moratoria. Però ecco, in verità la situazione del mercato del lavoro ci preoccupa perché ci vorrebbe probabilmente una iniezione di imprenditori che abbiano voglia di investire e di innovare in sistemi produttivi che forse stanno segnando il passo. Un altro tema che ha tenuto banco, soprattutto nel periodo estivo, all'inizio di settembre, è stato quello delle spaccate nei negozi. In centro ci sono state più riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza qui, proprio in prefettura. Com'è andata? Beh, il comitato si riunisce sempre perché si cerca di non sottovalutare nessuno dei problemi e quindi anche di, diciamo, di lanciare un messaggio anche di attenzione nei confronti delle categorie che vengono colpite da questi reati. Abbiamo avuto un periodo che ci ha coinciso con la primavera estate in cui si sono susseguite alcune spaccate agli esercizi commerciali, soprattutto del centro, ma anche diciamo un po' verso la periferia, verso la zona di San Pasquale. La dimensione di questo fenomeno era particolare perché in realtà il bottino che era l'esito di questi furti, non era talmente significativo da giustificare invece il danneggiamento che i commercianti subivano. Anche lì credo che sicuramente il controllo del territorio, ma molto di più le investigazioni effettuate dalle forze di polizia, coordinate dalla magistratura, hanno dato delle risposte, hanno, diciamo, individuato gli autori di questi reati e quindi sono stati, diciamo, colpiti gli autori e quindi ancor più del sistema di vigilanza e controllo hanno funzionato, diciamo, il sistema investigativo delle indagini che ha ridotto per il momento questo fenomeno. È chiaro che non possiamo mai considerare un punto di arrivo, ma sempre mantenere vigile l'attenzione per quanto riguarda l'attività di prevenzione che è nella competenza della prefettura attraverso il coordinamento delle forze di polizia, però ecco, ciascuno in questa occasione ha dato una risposta ai cittadini.
A proposito di attività di prevenzione, le faccio un'ultima domanda, prefetto. Preoccupa di più il capoluogo o i 41 comuni della città metropolitana? E ciascun territorio ha le sue caratteristiche. Indubbiamente il comune capoluogo può contare su una organizzazione anche del comune che è molto efficiente e che ha, diciamo, risorse e strutture da mettere in campo, che insieme all'attività di repressione, di attività, diciamo, di prevenzione e di repressione, contribuiscono a, diciamo, a incrementare la sicurezza. Parlo, non so, dell'illuminazione, della videosorveglianza, ma anche del welfare, che, diciamo, è così spinto. Le altre aree della città metropolitana, soprattutto quelle un po' più fragili, sono il nord barese, che confina, diciamo, confinano con territori in cui la criminalità è più attiva, quindi ci sono alcuni territori che destano particolare preoccupazione. Ma naturalmente l'attenzione deve essere distribuita su tutto il territorio, anche nel sud, nel sud-est barese ci sono tante attività imprenditoriali, anche lì di recente ci sono stati degli episodi di reati contro il patrimonio che non vanno sottovalutati, quindi si cerca di mantenere l'attenzione alta, avvantaggiandosi anche del fatto che ci sono dei presidi delle forze di polizia distribuiti su tutto il territorio, quindi da nord a sud, da Corato, Bitonto, voglio dire anche nel sud-est, parlo della costa, quindi insomma di Monopoli, Polignano, di Putignano, di Alberobello, ecco, di presidi territoriali dei carabinieri praticamente diffusi su tutto il territorio, ma anche della Polizia di Stato con i commissariati e della Guardia di Finanza che opera, diciamo, nel settore di competenze economico-finanziali. Grazie al prefetto di Bari. Grazie a voi, grazie a voi.